I tabulati generati dai software di calcolo strutturale sono composti da centinaia di pagine. Uno dei motivi che rende così voluminosi i tabulati di calcolo sono le 32 combinazioni di carico da considerare in presenza dell'azione sismica. In questo video ti mostro da dove vengono fuori le 32 combinazioni in presenza dell'azione sismica e i fattori chiave che le producono. Per restare aggiornato sulla pubblicazione di nuovi contenuti, iscriviti al canale YouTube, alla newsletter del blog o aggiungi un like alla pagina Facebook. Se consideriamo l'impalcato di una struttura a cui applicare l'azione sismica, intuitivamente verrebbero in mente solo quattro combinazioni: l'azione sismica in direzione X e l'azione sismica in direzione Y, con verso positivo o negativo. Da dove vengono fuori quindi le 32 combinazioni di carico? Il primo fattore che determina un elevato numero di combinazioni è l'eccentricità del baricentro di massa dell'impalcato. I carichi permanenti accidentali sono disposti in maniera casuale, non prevedibile in fase di progetto. Per questo motivo, per tener conto delle incertezze nella posizione delle masse che gravano sull'impalcato, si considera un'eccentricità accidentale del baricentro di massa pari a più o meno il 5% della dimensione dell'impalcato in direzione ortogonale all'azione sismica considerata. Ma l'azione sismica non agisce in una sola direzione. La normativa tecnica prescrive di sovrapporre all'azione sismica prevalente in una direzione il 30% dell'azione sismica nella direzione ortogonale. In tal modo otterremo 4 combinazioni per sisma prevalente in direzione X e 4 combinazioni per sisma prevalente in direzione Y, arrivando in totale a 8 combinazioni. Nemmeno in questo caso però abbiamo ancora raggiunto le 32 combinazioni di carico. Per aggiungere le 32 combinazioni di carico, dobbiamo far entrare in gioco il segno positivo e negativo dell'azione sismica. Per l'azione sismica prevalente lungo X, si avranno 4 combinazioni di carico per ogni combinazione di segni positivi e negativi dell'azione sismica prevalente e dell'azione sismica ridotta del 30% nella direzione ortogonale. Per sisma positivo sia in direzione X che in direzione Y si avranno 4 combinazioni dovute all'eccentricità delle masse. Per sisma X positivo e il 30% del sisma Y negativo si avranno altre 4 combinazioni. Considerando l'azione sismica prevalente e con X con segno negativo, si avranno altre 4 combinazioni per il 30% di E con Y con segno positivo e altre 4 per il 30% di E con Y con segno negativo, arrivando a 16 combinazioni di carico. Le 16 combinazioni sismiche appena viste si ripetono identiche per sisma prevalente lungo Y e sisma secondario lungo X. Anche in questo caso, per ognuna delle 4 combinazioni di segni positivi e negativi, si avranno 4 combinazioni dovute all'eccentricità delle masse, arrivando così alle 32 combinazioni di carico previste in presenza dell'azione sismica. Grazie per aver guardato questo video. Per non perderti nuovi contenuti, iscriviti al canale YouTube, alla newsletter del blog, oppure clicca sul tasto mi piace sulla pagina Facebook. Trovi il link nella descrizione al video. Ciao e al prossimo episodio!